Ciao ragazzi, bentornati. Proseguiamo questo nostro breve viaggio nella storia della Prima Guerra Mondiale. Siamo giunti al decimo capitolo, dove vedremo un po' gli eventi che interessano il 1918. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Nonostante gli avvenimenti importanti avvenuti nel 1917, l'inizio del 1918 vede i due schieramenti ancora in una situazione di apparente equilibrio. E il fronte principale per le sorti della guerra rimane quello francese. È qui che lo Stato Maggiore tedesco prova la sua ultima mossa, impegnando tutte le forze resesi disponibili dopo la firma dell'armistizio da parte della Russia, che ha liberato appunto tutte le truppe impegnate sul fronte orientale. Negli ultimi giorni di marzo i tedeschi provano a sfondare le linee francesi e avanzano per oltre 50 km in territorio francese. E in giugno l'esercito è di nuovo sulla Marna e Parigi è sotto il tiro dei cannoni tedeschi. E sempre in giugno gli austriaci tentano di sferrare il colpo decisivo sul fronte italiano, più precisamente sul fronte del Piave, ma vengono respinti dopo una settimana di combattimenti feroci. Col tempo poi l'offensiva tedesca tende a esaurirsi e l'ultima offensiva sulla Marna a metà luglio viene fermata dagli anglo-francesi, che iniziano a vedere i benefici dell'intervento in guerra degli Stati Uniti. Alla fine di luglio, infatti, le forze dell'intesa sono ormai superiori, sia per quanto riguarda le truppe che i mezzi. Forze dell'intesa che decidono quindi di passare al contrattacco. E infatti, fra l'8 e l'11 agosto, nella battaglia di Amiens, i tedeschi subiscono la prima grave sconfitta sul fronte occidentale. E da quel momento inizieranno inesorabilmente ad arretrare. I generali tedeschi capiscono che ormai c'è ben poco da fare. La guerra è persa. E qual è adesso la loro grande preoccupazione? Liberarsi del potere e lasciare ai politici l'incombenza di un armistizio che si preannuncia durissimo per i tedeschi. Il compito di aprire le trattative tocca a un governo di coalizione democratico, con la speranza che un governo realmente rappresentativo possa costituire per l'intesa un interlocutore più credibile. Ma ormai è troppo tardi. E mentre la Germania cerca una soluzione di compromesso, i suoi alleati crollano militarmente e si disgregano. A fine settembre la prima a cedere è la Bulgaria, seguita un mese dopo dalla Turchia. A fine ottobre poi si consuma la crisi dell'Austria-Ungheria, nonostante l'ultimo tentativo di trasformare l'impero in una federazione di stati semi-autonomi. Cecoslovacchia e Slavi del Sud creano nuovi stati, mentre le truppe di nazionalità non tedesca abbandonano il fronte. E il 24 ottobre gli italiani lanciano un'offensiva sul Piave, quando l'impero austro-ungarico è ormai in piena crisi. E gli austriaci infatti vengono sconfitti nella battaglia di Vittorio Veneto. Non riescono a organizzare una resistenza e si vedono così costretti, il 3 novembre, a firmare l'armistizio. La situazione precipita anche in Germania, dove nei primi di novembre i marinai della flotta tedesca si ammutinano e danno vita insieme agli operai della città a consigli rivoluzionari ispirati al modello russo. Il 9 novembre il socialdemocratico Friedrich Ebert viene nominato capo del governo, mentre il Kaiser è costretto a fuggire in Olanda, cosa che fa lo stesso imperatore d'Austria Carlo I. E così l'11 novembre i delegati del governo provvisorio tedesco firmano l'armistizio, accettando condizioni imposte dai vincitori durissime. La consegna dell'armamento pesante della flotta, che si autoaffonda peraltro. Il ritiro di tutte le truppe al di qua del Reno, l'annullamento dei trattati con Russia e Romania, la restituzione dei prigionieri. E così la Germania perde una guerra che più degli altri ha contribuito a far scoppiare. La perde per fame, per stanchezza, per l'esaurimento delle forze morali, per l'esaurimento delle forze materiali, però senza essere stata schiacciata sul piano militare e senza che il suo territorio fosse invaso da eserciti stranieri. Gli stati dell'intesa escono vincitori dal conflitto soprattutto grazie all'intervento di una potenza extraeuropea, gli Stati Uniti naturalmente. La guerra si chiude con 8 milioni e mezzo di morti e 20 milioni di feriti. E un'intera generazione, quella nata nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, letteralmente decimata. E tutto ciò anche con un ridimensionamento del peso politico del vecchio continente sulla scena internazionale. Ma il peggio, come sappiamo, deve ancora arrivare. Sì, perché i trattati di pace di Versailles saranno una delle cause scatenanti la Seconda Guerra Mondiale. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo capitolo, io spero che sia stato interessante, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like,
iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!